Buongiorno, buongiorno, eccoci qua. Un nuovo giorno, tante novità con Chiara Lena. Buongiorno e ben ritrovati in questo nostro nuovo vlog. Di cosa parleremo oggi? Allora, oggi volevo un po' parlarvi, un po' introdurvi in che cos'è il mondo della musica, quindi dopo aver fatto una canzone. Quindi io ho una canzone, ce l'ho pronta, come faccio a inserirla nel mondo? Nel mondo? Nel mondo, appunto. Allora, il primo step, almeno che faccio io sempre e che consiglio a tutti di fare, è comunque caricare la canzone su un programma che ti tutela il copyright, quindi ovvero o la SIAE o Soundreef. Poi, in secondo luogo, per caricare una canzone su tutte le piattaforme, quindi Spotify, YouTube, Deezer, SoundCloud, Amazon Music, Apple Music, tutto quello che volete. Ci sono tantissimi tipi di distributori digitali con tantissimi prezzi e vantaggi diversi. Ad esempio, tra i più famosi ci sono DistroKid, CD Baby, TuneCore. Questi sono quelli un pochino più famosi. Ognuno ha il suo prezzo, ha le sue trattenute magari sul singolo piuttosto che l'album, perché sul piano magari che fai annuale, settimanale, mensile, quello che è, ti trattiene magari, che ne so, il 20, il 30% sui guadagni poi che avrai tramite distributori digitali. Quindi prima di scegliere un distributore digitale, io valuto tante cose. Io ad esempio avevo utilizzato Rootnote come distributore per la mia primissima canzone prima di andare sotto etichetta, perché era gratis, ad esempio, ti tratteneva il 30% dei vari guadagni che avevi sui vari ascolti, sulle varie piattaforme, però potevi caricare tutte le canzoni che volevi gratuitamente. Però, ad esempio, non potevi caricare in WAV, ma solo in formato FLAC o MP3, che sono comunque qualità leggermente inferiori. E quindi diciamo che prima di scegliere un distributore digitale bisogna tener conto di tante tantissime cose. Una volta scelto ci piace in base al piano mensile, annuale, quello che è, si può andare a caricare la propria canzone o il proprio album, insomma, album canzone, sia un singolo che più canzoni si possono caricare. Magari appunto ci possono essere dei piani che per canzoni singole costa un po' di più, magari se carichi 3, 4, 5 canzoni costa un po' di meno. Questo poi ogni distributore ha appunto, come dicevo, le sue caratteristiche. Quindi, una volta entrati nel distributore, fatto l'account, creato tutto, si inserisce la canzone o le canzoni. Quindi si va a immettere il titolo, l'autore, quindi chi ha creato il pezzo, chi è l'interprete, insomma, di chi sarà quel pezzo. E non preoccupatevi se è la prima volta che caricate un vostro pezzo, perché tanto poi in base al nome che sceglierete, metterete il nome d'arte piuttosto che il vostro nome, automaticamente andrà a crearvi quella pagina su Spotify, Amazon, quello che è. Che poi, magari lo vedremo più avanti, tramite Spotify potrete richiedere che quella pagina, appunto artista con quella canzone, diventi poi vostra, quindi abbiate la proprietà e potrete gestirla in un modo che poi vi spiegherò più avanti. Quindi una volta messi tutti i dati, quindi titolo, chi ha creato la canzone, anche i vari magari compositori, arrangiatori, se ci sono altre persone che hanno collaborato con voi, il genere della canzone, quanto dura. Basta. Una volta caricata la traccia o le tracce, vi chiederà di selezionare su quali piattaforme musicali vorrete che le vostre tracce vengano pubblicate. Quindi Spotify, YouTube, Amazon, Apple Music, ce ne sono infiniti, cioè infiniti no, però ce ne sono un bel po', alcuni anch'io quando ero tipo io, che cos'è sta cosa? Però magari sono piattaforme musicali che non abbiamo qua in Italia, ma magari sono all'estero e quindi noi non ce ne frega niente, però avere la tua canzone, io ad esempio le ho spuntate tutte, le ho flegate sempre tutte,
perché non si sa mai che in un paese sconosciuto, se uno vuole ascoltare una mia canzone, che non mi conoscerà mai, ma fa niente, vuole ascoltare una mia canzone, non può perché non ho scelto proprio quel distributore da mettere fuori. No, si scelgono tutti. Poi vabbè, ovviamente va a discrezione, ognuno sceglie quello che vuole, quindi se uno preferisce evitare quello perché non si fida, non lo conosce, liberissimo. Con i distributori poi comunque, una volta data la tua conferma su quali scegliere, puoi comunque cambiarli, nel senso che rientri nelle impostazioni, li cambi e ridai la conferma, quindi nel caso si possono sempre togliere o mettere di nuovo. Una volta scelti i vari distributori su cui noi andremo a pubblicare la nostra canzone, bisogna scegliere una data. Attenzione, perché questo io non lo sapevo nemmeno io, quindi quando l'ho scoperto ci sono rimasta abbastanza male. Quando noi andiamo a pubblicare la nostra canzone, quindi se io il 1 giugno voglio farla uscire il 5, non lo posso fare. Da quando noi carichiamo la canzone e gli diamo un ok, mandacela, buttacela fuori su tutti i distributori, devono passare minimo 2 settimane, non prima. Quindi se io il 1 giugno carico tutto, la prima data disponibile che mi darà il distributore sarà il 14 o 15 giugno, non prima. Quindi questo da tenere bene a mente, che quando volete far uscire una canzone bisogna caricarla almeno 2 settimane prima, meglio un pochino prima, così almeno uno ha un minimo di spazio di possibilità. Quindi massimo 2 settimane prima. Questo ricordatevelo bene, perché poi se scegliete una data e non avete il materiale pronto 2 settimane prima, la data ve la giocate malissimo e io ne so qualcosa, sì. Quante volte ho litigato con il mio manager perché io volevo una data e non potevo averla. Una volta che avrete fatto tutte queste azioni, quindi il distributore vi dirà che ufficialmente la vostra canzone è in caricamento sui vari digital store, bisognerà solamente attendere la data che avete scelto, che era disponibile. E una volta uscita, di solito esce a 00:01, controllare, cioè almeno quello faccio io, controllare che sia uscita ovunque. Poi non preoccupatevi se comunque trovate da qualche parte che non ci siano, non sia uscita subitissimo, perché può essere che in alcuni store, ad esempio io ho visto che su Amazon ci mette qualche giorno in più prima che venga caricata, quindi comunque non fatevi prendere dal panico. Io più che altro mi assicuro sugli store principali, quindi Spotify, YouTube, Apple Music, su quelli che sono quelli più utilizzati, che comunque esca sicuramente. Sugli altri magari 2-3 giorni comunque dovrebbero allinearsi, e quindi potrete ascoltare il vostro prodotto sulle varie piattaforme. Quindi questo era un pochino per spiegarvi come caricare la o le canzoni in autonomia, e niente, per oggi è tutto, vi saluto, vi auguro una buonissima giornata, spero che comunque questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, e poi nei prossimi video parlerò anche di promozioni, ci sarà anche un video speciale con una persona speciale, quindi preparatevi, e presto uscirà anche la mia nuova canzone, e infatti ne parlerò anche nel prossimo video. Mi raccomando, rimanete sintonizzati e al prossimo video. Ciao!